Seconda parte, bentornate e bentornati. Domande su tutto quello che abbiamo detto fino ad ora di Slap? Piccole cose ancora su Slap, quelle scritte qui. In verità il progetto Basic l'abbiamo già esplorato, il progetto Production invece lo guardiamo adesso. Vi preciso che nei paper certe volte dico che a Slap ho aggiunto lo strato ESOP, che è Agents and Emergencies for Simulating Organization in Python, che è uno dei lavori che ho fatto per molto tempo, simulare il funzionamento di organizzazioni. L'ho fatto perché c'erano degli studenti che erano molto interessati a applicare, studenti di economia, ad applicare agent-based simulation alla ricostruzione del funzionamento di aziende. E ciò era dovuto al fatto che prima della riforma che ha abolito le facoltà, che ha avuto molti meriti e qualche difetto, adesso non apriamo una discussione che potrebbe essere di qualche ora, a economia si laureavano indifferentemente con me studenti di economia aziendale e studenti di economia politica. Quelli di economia aziendale erano molto interessati a simulare il funzionamento di un'azienda con agent based. Poi c'è stata la cesura e non è più successo, peccato. Se guardate online ci sono parecchie tesi di simulazione aziendale che derivano, io tutte le tesi di ricerca le metto online, che derivano da quel periodo lì. E avevamo simulato un po' di aziende in giro per il Piemonte, più il caso del 118, che era adesso il 112, il 118 erano chiamate di emergenza mediche, come funziona. Molto interessante. Abbiamo anche trovato alcune piccole scoperte, ma di un certo rilievo, locali, relative alla singola situazione. Io in quel periodo ero un professore esterno, e adesso sono di nuovo un professore esterno, poi c'è stato un mezzo per professore di ruolo, e mentre ero professore esterno ero segretario della Confindustria del Piemonte e quindi potevo chiedere a un po' di imprenditori di far entrare gli studenti, che non era facile perché le aziende sono convinte di avere dei segreti che... Allora la mia spiegazione principale è: se avete un segreto noi non ce ne accorgiamo, perché noi siamo dei poveri economisti, quindi il processo produttivo, se c'è un segreto tecnico state tranquilli, non lo vediamo, non è che non lo guardiamo, non lo vediamo proprio. Poi capivano che la studentessa o lo studente erano mansueti, non volevano mordere nessuno, erano persino simpatici e alla fine diventava divertente per lo studente ma anche per le persone con cui dialogare. Alle persone piace moltissimo parlare del proprio lavoro e normalmente non hanno nessuno che li ascolta. Il fatto che arrivi qualcuno e dica: adesso per favore mi spiega esattamente da dove arrivano le componenti che lei organizza nell'officina e fa funzionare, come le prendete, come arrivano, quali sono i progetti, chi è che modifica i progetti. Bene. E tutto questo diventavano pezzi della nostra simulazione, scoprendo ogni volta qualche cosa di interessante e proponendo magari delle possibili modificazioni e sperimentandole. Questa è la tesi mia: se una modificazione sperimentata nel computer peggiora la situazione, è meglio non provarla nella realtà. Se sperimentata nel computer la migliora, non siamo sicuri che la migliori anche nella realtà, ma siamo incoraggiati a provare a farlo. E adesso questo altro dottore di ricerca che stava seduto dove oggi c'è Giorgio, l'altro giorno quando c'era Jacopo, che si chiama Emilio, ha iniziato un enorme lavoro, perché alla fine sarà un libro che esce a settembre 2020, che viene consegnato a settembre 2020, quindi capite che è lungo come lavoro, per introdurre il business process modeling, cioè la riorganizzazione dei processi all'interno di sistemi di simulazione ad agenti. Io costruisco il mondo che riproduca il mondo vero, scopro dalla discussione con la persona e dal data mining quali sono i pezzi da reingegnerizzare dell'organizzazione e provo a farlo nel computer senza distruggere l'ospedale. Se si rompe quello nel computer non abbiamo fatto male a nessuno.
Dietro a questa idea ho inventato un piccolissimo formalismo che tra l'altro è approfonditamente spiegato nel libro di cui vi ho detto che se volete vi do la bozza, perché è discouraged dare la bozza, ma ormai tra l'altro è del 2015, quindi è passato un po' di tempo. Non è forbidden, è solo discouraged. C'è un capitolo che spiega l'uso di questo formalismo. Il formalismo parte da un'idea tipica dell'economia industriale e da una terminologia che è sia dell'economia industriale sia dell'informatica, e cioè le ricette. Ci sono dei straordinari libri che in biblioteca certamente trovate, tra l'altro almeno uno di un autore eccezionale, adesso vi dico chi è, che si chiamano ricette numeriche in, ricette numeriche in C, ricette numeriche in forma, ricette numeriche in quello che volete. In inglese ricetta si dice recipe, scritto in questo modo qua, da non leggere recipe, perché viene da leggere recipe, invece si legge recipe perché è un pezzo di francese di inglese derivato dal francese antico e ha mantenuto una lettura mista tra quello che potrebbe essere in francese e quello che potrebbe essere in inglese, recipe. La recipe è la ricetta di cucina e si usa sia in economia industriale sia quei libri, i liboni, erano Numerical Recipes in C. E l'autore di quello, tra l'altro, è West, che è un eccezionale studioso di astrofisica, il quale da giovane evidentemente aveva bisogno di mettere in ordine tutte le ricette numeriche per i calcoli e ha fatto che scriveva un libro. È un libro che ha avuto un successo straordinario. E le mie ricette sono molto più semplici e sono sequenze di accadimenti. Noi abbiamo definito che cos'è l'accadimento A, che cos'è l'accadimento Z, che cos'è l'accadimento V doppio. Per esempio, questo è rispondere alla chiamata d'urgenza da parte del 118, questo è decidere se mandiamo o no l'ambulanza, questo è decidere che tipo di ambulanza. Sto inventando, eh? Posso esprimerli con delle semplici lettere oppure con delle proprie vere labels. Questo potrebbe essere reply form se lo leggo a quello che ho detto prima. Oppure banalmente con dei numeri. Questa è identificata col numero 3, questo col numero 7 e questo col numero 9. Perché i numeri? Perché sono più facili da trattare nel computer quando faccio un vettore. Adesso con Python gli elenchi o vettori di stringhe di caratteri si trattano in un modo semplicissimo. Non era così un po' di tempo fa, soprattutto quando usavo Objective-C, che è la somma di C e di Smalltalk parallela a C++, quindi Objective-C e Object-Oriented, ma in un modo un po' più complesso, e non era una mia follia, era che quegli autori di Swarm di Santa Fe avevano usato Objective-C in un periodo in cui non era diffuso, e quindi era un po' imbarazzante insegnarlo agli studenti perché poi non l'avrebbero trovato da nessuna parte. Poi Apple decise di usarlo per scrivere sistemi operativi suoi e diventò diffuso e adesso si chiama Swift, rondine, ed è un superset di Objective-C con cui vengono scritti i sistemi operativi di Mac, anche se adesso non mi sembrano già aggiunto un'altra variante. Una mia tipica ricetta è questa: 3, 7, 9. Li ho indicati prima, e nel mondo c'è una unità che sa fare 3, una che sa fare 7 e una che sa fare 9. Scusate, ho messo, facciamo tutto uguale, che è meglio.
Un'altra ricetta contiene 4 o 2 e qui non c'è né 4 né 2. Beh, il mondo vero è fatto così, eh. Il mondo vero è pieno di buchi. E quindi in quel caso la simulazione scopre che ci sono dei buchi. Noi abbiamo rilevato da un lato le ricette e dall'altro lato tutte le unità che svolgono i vari passi. E poi non quadra. È la prima cosa che si scopre andando a rilevare un'organizzazione vera. E poi si aggiusta. 3 fa anche 2, ma non è nato così, è un adattamento. È la prima mappa che si fa. E dentro ASLAP trovate un project che si chiama Production, che riproduce proprio la gestione di ricette e delle unità produttive che le eseguono. E questo lo salviamo perché comunque è una presentazione che può servire negli appunti. Lo chiamiamo 4. Lo vediamo funzionare un attimo. Questa volta lo faccio funzionare localmente da terminale. E da vecchio utilizzatore di Linux, io non ho mai usato Unix direttamente, ma Linux tantissimo, ci tengo a mantenere la funzionalità dei programmi anche da linea di comando con il terminale, senza scomodare JuPiter o altre cose belle. E in questo caso io vado sempre nel mio Git locale, dentro a Slap3, e lancio Python 3. Io devo specificare Python 3 perché ho anche installato Python 2, che in verità si chiama Python senza estensione. Quindi devo specificare Python 3. Run shell pry, che è soltanto un programmino che tira su quello che deve partire. Vedete che la versione recentissima è del 12 di febbraio, perché ho aggiunto dei pezzi. E il nome del progetto è Production. Se metto un nome sbagliato mi batte sulle mani e dice che vuoi. Mi informa che è partito da terminale, lo so, ma è tanto per far vedere che se n'è accorto, e che non è in debug, quindi non è attiva la funzione di cerca degli errori, che rallenta un po' tutto, ma è comoda, tanto comoda quando non riesco assolutamente a capire perché c'è un errore. E che ha caricato la versione 2.2 di NetworkX, che oggi, sì, oggi dovremmo farcela. Vediamo un attimo da vicino, è un bellissimo software, una library per network analysis, e ha caricato la versione 3.0.2 di Matplotlib per disegnare. Ci chiede un numero casuale per innescare il funzionamento, noi gli diciamo 1, 2, 3. Un seme per innescare il funzionamento dei numeri casuali, si dice che non ci sono agenti insipidi, che la dimensione del mondo è irrilevante e che le recipe possono essere lunghe al massimo 10 e il numero dei settori possibili è 6, cioè i task possono andare da 1 a 6. Quanti cicli vogliamo fare? Diciamo 6, per esempio. Dimensione del mondo non rilevante. Allora, parliamone un attimo. In NetLogo ci siamo abituati a definire la dimensione del mondo, 33x33 per esempio. Se noi abbiamo degli agenti che operano in uno spazio, dobbiamo immaginare qual è la dimensione del mondo. Ma se io uso Matlib è in grado di cambiare il disegno se compare un agente fuori dallo spazio dei precedenti. Immaginiamo che abbiamo tutti agenti che stanno in X da 1 a 10 e in Y da 1 a 10. Bene, poi ne aggiungo che sta in X 90 e Y meno 30 e vedremo tutti gli altri spostati in alto a destra e quello compare in basso. Cioè Matplotlib fa il resize automatico. Se invece voglio confinarli in uno spazio che non muti, è un problema mio. Anche se voglio fare in modo che facciano un toroide, quindi saltino fuori dall'altra parte. Se uso NetworkX,
NetworkX si autoscala automaticamente e quindi non ho bisogno di definire lo spazio e Matplotlib, parlando con NetworkX, lo disegna come NetworkX ha deciso di disporre i nodi. Poi la library NetworkX è in grado anche di accettare le nostre indicazioni su come disporre i nodi. Li dispone automaticamente o su nostra richiesta in una delle tante forme di layout che esistono, oppure con l'indicazione specifica il nodo tale deve stare in X1 e X2 e lo fa. In questo caso quindi viene spiegato che non è, viene ricordato che non è necessario definire la dimensione del mondo. Quanti cicli? 6. Se avessi risposto 0, il programma cessava immediatamente senza eseguire. Verbose, se verbose dice tantissime cose mentre funziona, e il default è no, quindi se do invio senza specificare vale no in questo caso. E la cosa, l'input output in qualsiasi forma, scusate, non l'input output, l'output di scrittura in qualsiasi forma, l'avrete sperimentato in NetLogo, rallenta moltissimo i funzionamenti. Quindi se non è strettamente indispensabile, facciamo scrivere il meno possibile. Semmai mandiamo su file dove non rallenta troppo. Ecco qua. Ha creato le nostre unità produttive, i cerchietti di prima, che per noi sono diventati nodi di una rete. Questi numeretti li ha letti dentro al file del firms.txt, se si chiamano firms, mi sembra di sì. E dentro, nella parentesi, c'è scritto quello che sanno fare. Questo mondo è venuto molto sbilenco, termine non italiano, molto squilibrato, perché tanti sanno fare 4 e nessuno sa fare 5 e 6, mi sembra. E vabbè, per vedere cosa succede, va benissimo. Diciamo di proseguire, iniziano le attività e queste sono dei task che si sono spostati da un'unità all'altra percorrendo le ricette che avete visto prima. La rete si sta formando, è una rete di relazioni produttive che non abbiamo definito a priori, si sta formando man mano che gli avvenimenti continuano. E quei due là non si collegheranno probabilmente mai, intanto il mondo è finito, eccetera, eccetera. E serve per sperimentare anche visivamente quello che abbiamo via via disegnato. E questo credo che sia, tranne poi tornarci su con oligopoli, tutto quello che volevo dirvi su Slack. Domande? Quanto costa Slack? Si riceve un caffè se lo si usa. Quindi è un costo negativo. No, il professore me ne aveva fatto se lo utilizzerò. No, come struttura. Quindi pago caffè. Quindi pago caffè. Va bene, con piacere. Non lo so, che per gusto personale preferisco lavorare a livello più basso e mi sembra molto meno vincolante. È molto meno vincolante di NetLogo. Però attenzione, non bisogna lavorare a un livello troppo basso, perché poi gli altri non saranno mai in grado di capire quello che abbiamo fatto. È un trade-off molto difficile. Sono dei lavori meravigliosi che nessuno ha capito se sono giusti o no, perché chi è che impiega 3 settimane a studiare un corso? Ma nessuno. Un'altra cosa che ogni tanto lavorare a livello più alto permette di recuperare questi codici già utilizzati Non c'è dubbio, anche non c'è dubbio. E lavorare con librerie standard, che è un'ottima cosa ed è un inconveniente quando poi gli autori della biblioteca di funzioni, non devo dire libreria, scusate, della biblioteca di funzioni, o dico library o dico biblioteca di funzioni, e della biblioteca di funzioni decidono di cambiare tutto. I signori di Matplotlib, passando da 2 a 3, hanno fatto un cambiamento gigantesco. Slack ha smesso completamente di funzionare. Perché hanno cambiato le primitive, ne hanno tolte, ne hanno aggiunte. La cosa peggiore è non cambiargli il nome, ma che funzioni in modo diverso. Quella è la cosa più sadica.
per l'utilizzatore. Anche i signori di NetworkX, sì, di NetworkX, passando da 1 a 2, hanno fatto cambiamenti, ma non così gravi. Non così gravi. Iniziamo dal fatto che NetworkX, o X, chiamatelo come più vi piace, è fondato su dizionari. Un dizionario in Python è una struttura molto interessante, molto flessibile. Tecnicamente è una hash table, HASH. Hash è usato, che io sappia, in quattro differenti significati. Il primo in cucina. Direi che a quest'ora è quasi il più importante. To hash a piece of mail significa tagliarlo a coltello, esattamente nel senso francese di filet haché. Quindi è un po' più materiale come aspetto. Poi c'è l'uso in crittografia. Un codice hash prende un qualsiasi input, lo sminuzza e produce un codice di output quasi univoco. Ho detto quasi univoco perché in Git è già successo che ci sono trovati file con il hash uguale e il file era diverso. E sulla rete se ne è parlato molto. Però il numero di combinazioni è talmente alto che gli autori del codice hanno detto non lo troverete mai. E invece, Git è una cosa interessantissima. Il file all'hash. Finché non lo modifico, non viene duplicato il file. Io posso avere 50.000 versioni dello stesso programma, ma se quel file lì non è stato cambiato, sarà sempre lo stesso, non duplicato nel mio computer, perché non è cambiato il suo codice hash. Il codice hash non è reversibile, cioè dall'input qualsiasi, tipico caso la blockchain. L'input è un elenco di qualsiasi cosa, anche di frasi ridicole. Il primo blocco era un titolo di giornale, di un'ispezione delle banche, secondo me l'hanno fatto apposta. E il codice hash è univoco di quella combinazione di informazioni, ma dal codice hash non torno indietro. Questo è molto importante proprio per la sicurezza della blockchain. Poi c'è l'hashtag del Twitter, che non capisco cosa voglia dire, sinceramente, cioè so cos'è, ma non ho capito perché l'hanno chiamato così. Se qualcuno lo sa e me lo dice, mi fa un regalo. E poi c'è una tabella hash, che è una tabella sminuzzata, cioè una tabella in cui posso entrare con i codici identificativi e non con il numero. Questo è importantissimo perché io so che c'è terna in quella tabella, ma non so in che riga è. Scrivo terna e lo trovo. Ma non che lo cerca, è costruito intorno alle keys. Vediamolo. Tra l'altro, in realtà, tutto Python è costruito intorno ad un dizionario. Se io chiedo globals, io non ho ancora fatto funzionare nulla, chiedo globals, che è una funzione che ritorna il dizionario base. Questo è un dizionario. Tra apici ci sono le chiavi. E la prima chiave è il nome. Il nome della routine principale non è stato definito, quindi per default è name. La lettura è chiave, due punti, contenuto, eccetera. Aggiungo a uguale a 2, richiedo globals e in fondo è comparso a. Quindi tutto nel Python è costruito su un gigantesco dizionario. Il che ci fa capire perché è così flessibile e perché è possibile, per esempio, senza grossi problemi, assegnare i nomi a qualsiasi contenuto. Sarà una key legata a qualche cosa. Facciamo una prova, facciamo import numpy as np globals
NP module NumPy from library framework Python framework version 3.7 bla 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 init py. Quindi è un path per fare il jump dentro alla libreria. Tutto questo ha la mia più profonda ammirazione, essendo l'autore un matematico, parzialmente si estende l'ammirazione ai matematici presenti, solo parzialmente. E l'autore si chiama Guido, come in italiano, Van Rossum, e si era autonominato Benevolent Dictator for Life e di Python, e recentemente si è dimesso dal ruolo e ha detto che non parla più con nessuno. E si è molto offeso per una discussione enorme che c'è stata sull'ultima versione, in cui non gli hanno dato retta, lui si è offeso e se n'è andato. Vediamo se torna, ma adesso è già passato molti mesi che ha abbandonato tutto. Per definire un dizionario, o lo scrivo per disteso, oppure ho una funzione. Francamente non mi ricordo mai la funzione come si scrive, ma proviamo. Prima lo definiamo per disteso. My dictionary uguale aperta graffa, quindi abbiamo tonde per le ennuple, per le tuples. Abbiamo quadre per i vectors e abbiamo curly brackets, cioè parentesi graffe, per i dizionari. Gianmatteo, giusto? Allora, prima chiave è Gianmatteo. Ci svela quanti anni ha? 26. Io la batto. Poi abbiamo Pietro. Come? È l'unico vivente. Io sì. Che mi batte. Ah no, ma no, ma no. Scusi, non volevo no. Scherzare su. Pietro, 17 anni. Ecco. Mettiamone un terzo, la vittima qui davanti, Alessio, 30 anni. È un augurio, di essere così a 99 anni. Punto e virgola, non due punti. Per fortuna posso con il cursore andare su. Ah no, virgola, 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 virgola. My dictionary, eccolo lì. Perfetto. A questo punto io posso scrivere, per esempio, my d, aperta quadra, perché cerco un elemento, virgolette Pietro, virgolette 75. Allo stesso modo, se io prendo globals, che è una funzione, ma poi gli aggiungo, avevamo visto prima, virgolette np, perché l'abbiamo aggiunto noi, mi dà l'indirizzo da cui parte NumPy. Avete capito? È straordinario. Gli autori di NetworkX hanno detto, è bello che fatto, noi i nodi li archiviamo in dizionario. E gli edges tra nodi, i link tra nodi, gli archi, li archiviamo in dizionario usando i nomi da A. Quindi il nodo è identificato lui e il nodo tra Pietro ed Alessio è indicato con Pietro Alessio. Struttura ricorsiva perfetta, perché poi dentro ad un nodo posso mettere un altro grafo, eccetera. È veloce, perché il dubbio che si può avere è sta roba qui è lentissima. No, è sufficientemente veloce, quindi dentro deve essere poi scritta in un modo particolarmente sofisticato, immagino. Io non so poi internamente il kernel di Python come tratta tutte queste cose. A noi alla fine non interessa. Abbiamo anche una funzione che si chiama dict, che io non so mai usare, l'ho ripassata, l'ho ripassata, ma nonostante questo non me la ricordo. Proviamo, dovrebbe essere così.
My dictionary to uguale dict, che è la funzione, infatti l'ha fatta viola, aperta rotonda perché è una funzione, aperta quadra, questa è la cattiveria, perché vuole che tutto il dizionario alla funzione sia trasmesso come un vettore di tuple, di tuple. Quindi aperta tonda, virgolette, a, virgolette, virgola, 2, credo, chiusa, virgola, aperta, apice, b, apice, virgola, 3, chiusa tonda, chiusa quadra, chiusa tonda. Avevo ripassato, se no non me lo sarei mai ricordato. Cosa serve? Serve probabilmente il modo più facile per costruire internamente al volo un dizionario, usare la funzione e modificare la funzione. Comunque. Poi, una volta che io ho un dizionario, il dizionario possiede molti metodi. Punto, schiaccio lì e non risponde. Io non volevo solo il primo. Proviamo a aspettare un momento se mi risponde. Dovrebbe darmi tutto l'elenco dei metodi, ma è cattivo e non me lo dà. In Jupyter funziona sempre benissimo l'elenco di tutti i metodi di un oggetto. E non so, ci sono dei metodi come asKey, che è importantissimo. Perché io non so se la chiave ce l'ha o no, quindi per evitare di andare in errore. In verità, la struttura di errore più importante di Python è, così ne approfitto per dirlo, try except, che si usa tantissimo. Tutto Slack è costruito su try except. Facciamo un esperimento. Se io qui dico my di Rita, che è la studentessa laggiù, ho uno sgradevole errore. Preferirei che mi dicesse Rita non definita. E allora io posso fare try due punti. È un blocco come tutti gli altri, quindi se e di una riga sola posso continuare, se invece è di tante righe vado a capo. Quindi in questo caso è di una riga sola. Except print non trovato. Poi invece di non trovato posso dire rimetti il valore, insomma posso fare tante cose. In questo caso mi ha risposto non trovato e non va in errore. In tutti i linguaggi hanno qualche cosa del genere. Tutti. Inoltre Python avrebbe gli except predefiniti con comportamenti diversi, ma lì poi se vi serve studiate il manuale. Adesso guardiamo due begli esempi di uso dei dizionari con questi due programmi. Il secondo lo guardiamo anche in Python, scusate, in Jupyter, con questi due programmi che usano Network X. E prima cosa dobbiamo scaricarli. No, mi sono cacciato in un guaio. Ho risolto il guaio. Prima cosa, dobbiamo scaricarli da Python, i nostri esempi.
Un attimo solo, che se mi distraggo faccio. Ecco, scaricati, dica pure. Quando si chiama Travi, mai di il nome, per esempio, non lo chiamiamo certo, poi insert print il comando di errore. Dopo non dovrebbe dare poi il comando di errore per dire se non l'ho trovato. No, non dai no. Allora dice un paste back master test Dopo mi fa vedere com'era scritto. Non deve dare errore, è fatto apposta per catturare l'errore. Dopo guardiamo un attimo, non lo cancelli. Anzi, guardiamolo subito, così lo diciamo a tutti, che è più utile. Certo, print, ha messo un print, ha costruito un blocco qua e poi ha fatto un print al dizionario con la chiave sbagliata. Ma il blocco qua non c'è. Allora lo mette sotto. No, deve costruire, in quel caso deve costruire una funzione che contiene il blocco qua e poi fa il print della funzione e quindi avrà la vita della funzione. Se lei fa il print solo dell'elemento del dizionario, qua e c'è. Da except esiste, poi non usi quello che è il programma, vedete cosa succede usare quello Devo scaricare quello dunque, le cose semplici attraverso il complicato producono risultati nefasti. Le cose semplici attraverso il semplice, fine della filosofia. Che cattivo sto termine. Concettualmente, lei ha stampato una cosa diversa dal blocco try except. Bene, apriamo questi programmini. E per far arrabbiare Gian Matteo, li apro con idle, così si arrabbia. Idle è scritto in Python, quindi è un nostro amico. File, open, li ho messi sulla scrivania. Il più semplice è first step with network X. Più semplice di così è difficile immaginarlo. Però c'è tutto. C'è l'importazione di NetworkX a cui do il nome locale net. C'è l'importazione di Matplotlib PyPlot, che è un sottoinsieme di Matplotlib a cui do il nome di PLT. Creo il grafo. G è un grafo vuoto creato dalla classe graph, quindi G è una instance di grafo, creato dalla classe graph di NetworkX. Poi, semplicissimo, G è la mia instance di grafo, gli dico aggiungi un edge tra A e B, uno tra B e C e uno tra C e A. Questi sono solo dei nomi, quelli sono nomi di futuri nodi. E NetworkX è fatto molto bene, se io chiedo di creare un edge, e il nodo non c'è, fabbrica il nodo. Poi c'è il draw e sotto c'è una specificazione. Da un certo momento in poi conviene usare NetworkX, draw NetworkX e non draw perché funziona meglio. Ad esempio, con draw non compaiono i nomi, ma è un problemino. Si risolve in quel modo lì, molto semplice. E spiegato a quell'indirizzo. Notate la doppia operazione. Il draw lo fa NetworkX e lo colloca in memoria. E poi show
sa in che area di memoria sono i risultati temporanei ed è gestito da matplotlib. Quindi matplotlib entra in funzione per mostrarci quello che Network X ha disegnato. Se non ci fosse questo show non vedremmo niente. L'operazione sarebbe stata fatta, ma invisibile per noi. Run. Poi vi faccio vedere l'errore. La disposizione è stata fatta automaticamente, non me ne sono occupato io. Ogni volta viene un po' diversa. E sì, dovreste vederli anche voi i nomi, ma comunque vi garantisco che ci sono. Qui c'è scritto A, qui c'è scritto B e qui c'è scritto C. Questi shape possono essere cambiati, colori, tutto quanto. Ma sono cose in genere assai complicate da fare. Non le faccio mai volentieri. Chiudo questo e il programma è di nuovo libero. Qui siamo cascati in una deprecation di matplotlib contro NetworkX. E ho cercato online in Stack Overflow, che se non avete ancora scoperto è un sito dove ci sono le domande e le risposte sulle cose più strane di programmazione. Spiegano come fare una patch a NetworkX per togliere l'errore. Mi astengo, non è grave. E tra l'altro vedrete che sotto altre condizioni l'errore non si genera. Quindi se ho già creato i nodi prima non succede l'errore. Quindi, ma è solo un warning, non è un, anzi una deprecation. Warning, deprecation. Prima o poi immagino che i signori di Matplotlib lo aggiusteranno. No, di Matplotlib, di NetworkX. Secondo esempio, ben più impegnativo e ricco. Ed è quello che davvero a noi che facciamo agent-based simulation interessa. Io parlo di networks perché faccio agent-based simulation. Io voglio vedere i miei agenti in una rete. E notate, il mio obiettivo vero non è quello di creare una tipologia di rete e popolarla di agenti, ma è quello di creare un mondo di agenti che generano per emergenza la rete. La rete tra voi, e ora anche con me, è nata dai nostri rapporti, esattamente come quando avete visto l'esempio production che stava generando la rete. Fin qui uguale, poi c'è una classe che ha solo un init per tenere memoria del nome. C'è un set di una grandezza X che ci serve per fare un esempio. E c'è un altro metodo di quelli predefinibili, esattamente come init, str preceduto e seguito da sottolineato, se esiste fa succedere questa cosa qui. Se faccio il print di una instance, invece di scrivere l'indirizzo esadecimale della instance, scrive il nome che metto qua, questo. E anche se chiedo la traduzione in string della instance, invece di andare in errore, mi riporta quello che la funzione str restituisce. Creo tre nodi. No, scusate, bocciato tema. Creo tre instance di A. La instance A1, la A2 e la A3, dandogli questi nomi. A1 si chiama AA1, eccetera, e passa di qua. Nella creazione della instance, se c'è init con argomenti, gli argomenti sono assegnati alla instance. E poi con il set X, questo è per dare una varietà all'esempio, assegno questi valori.
Cosa succede se disegno senza altri elementi? Avrò i tre nodi, senza nessun legame fra loro. Poi sotto c'è anche un print, ma è un promemoria per fare poi didattica, non dimenticarmi nessuno dei passaggi. Facciamolo. Scusate, ho dimenticato una piccola spiegazione. Il nodo è creato qua, uno solo. Abbiate pazienza. Uno solo. Ok? E non avendo attivato questa, avete visto cosa mi ha scritto? Mi ha scritto l'indirizzo e l'altro programma. Mi ha scritto l'indirizzo della instance che sta in main della classe A a questo indirizzo esadecimale. Prima cosa, didatticamente, attiviamo, chiudiamo questa bestia. Avete visto che non ha fatto errore, Perché l'errore avviene se creo degli edges e i nodi devono essere generati automaticamente, il wall. Attivo questa funzione qua. Devo salvare, se no Python si arrabbia. E adesso lì c'è scritto AA1, che è il suo nome. Posso preferire avere gli indirizzi, posso preferire avere i nomi. Dopodiché, attivo la costruzione. Questo modo per commentare, forse non l'abbiamo mai visto. Qui avrei potuto commentare queste tre istruzioni mettendoci il cancelletto all'inizio, oppure racchiudendole tra tre volte virgolette e tre volte virgolette. Se io devo commentare un pezzo lunghissimo non sto a mettere 50 volte il cancelletto. Commentare nel senso temporaneamente spegnere in questo caso. È ricomparso l'errore perché due nodi sono stati creati tramite edges, però i nodi sono stati creati tutti e tutti hanno il loro nome e non il loro indirizzo. Adesso ci vuole molta concentrazione, quindi molta concentrazione si ottiene all'inizio di una lezione, non alla fine. Io vi chiedo, ripartiamo esattamente da questo punto, cioè a sperimentare tutti questi passaggi, vi chiedo di cominciare a guardarveli. Vi dico cosa stavo facendo. Qui assegno una variabile ad un altro. Qui assegno una variabile ad un nodo prendendola dall'agente che è legato a quel nodo, ma qui ci metto anche l'indirizzo dell'agente, così il nodo diventa coincidente con l'agente, che può essere comodissimo. Lo vediamo insieme, ma se provate a guardarlo vedrete che capite tutto da soli perché siete cattivissimi studenti, ma poi ne discutiamo insieme. Ok? Alla prossima settimana.